Ciao amici! Il Senegal, paese della teranga, è una terra situata in Africa occidentale e famosa per la sua ospitalità. Ecco 99 cose che vedrai solo in Senegal. La religione occupa un posto importante in Senegal. Più del 95% della popolazione è musulmana e la percentuale restante rappresenta i cristiani e gli animisti. Anche le case religiose sono molto potenti, con varie confraternite: Mouridia, Tijdanes, Layen. I musulmani e i cristiani del Senegal vivono in perfetta armonia. Tra l'altro, si mandano dei buoni piatti in occasione di eventi religiosi importanti, come la Pasqua o la festa del Montone. Benché il francese sia la lingua ufficiale del paese, è il Wolof che domina. Si tratta di un dialetto parlato da oltre l'80% della popolazione. Per quanto riguarda il francese, è più corrente a livello dell'istruzione, dell'amministrazione e nel mondo degli affari. La Adara, o scuole coraniche, sono delle istituzioni tradizionali in cui i giovani musulmani acquisiscono le basi dell'educazione religiosa e spirituale. Vi troviamo dei bambini di 2-3 anni, degli adolescenti e anche degli adulti. Numerose etnie convivono in Senegal e queste ultime vivono in un'armonia perfetta. Le più famose sono i Wolof, i Serer, i Peul e i Jola. I senegalesi hanno tradizionalmente l'usanza di mangiare al contempo seduti per terra. In tal senso, una tovaglia o una stuoia viene spesso utilizzata. Il riso al pesce è il piatto nazionale del paese. Questa ricetta è molto apprezzata per il suo gusto squisito. In Senegal il riso si consuma tutti i giorni. Tra l'altro, secondo i dati della FAO, il consumo di riso è di 90 kg per abitante. In Senegal anche la colazione è molto importante. Le famiglie preparano in tal senso semola di mil al latte cagliato, bollito di perle di mil o delle ciambelle. In versione salata hai diritto a più tipi di panini: pane col tonno, spaghetti, lenticchie, eccetera. Senza dimenticare l'infuso di kinkeliba, oppure il famoso caffè tuba, che è tipicamente senegalese. La bissap viene considerata come il succo nazionale in Senegal. È un infuso di fiori di ibischi secchi che viene servito dopo i pasti. In Senegal troviamo delle tangana, che sono delle gargote, simboli dello street food. Il vantaggio è quello che possiamo mangiare a poco prezzo, meno di un euro, e la quantità è spesso presente. Saint Louis viene considerata come la più bella città in Senegal, è piena di un'immensa ricchezza storica e culturale, peraltro viene spesso classificata nel patrimonio mondiale dell'UNESCO e conta numerosi edifici storici. La foresta della Casamance, che si estende complessivamente su 30.000 ettari, è famosa per le sue essenze di alberi rari, specialmente il legno di rosa, che è molto richiesto all'estero. Non possiamo parlare del Senegal senza citare la famosa isola di Gorée. Quest'isola del Senegal ha recitato un ruolo importante nel trasporto degli schiavi tra il 500 e l'800. Ormai diventata un luogo turistico, conta dei luoghi significativi della storia coloniale, come la casa degli schiavi, così come la porta del non ritorno. In Senegal c'è il lago Rosa, che sfoggia una tonalità rosata e che può cambiare colore secondo la stagione. Questo fenomeno non è risultato dell'inquinamento, è semplicemente dovuto all'alto contenuto di sale nell'acqua. Lo spettacolo nei dintorni è affascinante, con le numerose dune di sale, gli aironi e i fenicotteri rosa. In Senegal troviamo anche il faro delle Mammelle, che si trova a circa 4 km dalla punta dell'Almadies a Dakar. È uno dei fari più potenti d'Africa. Per i seguaci della vita notturna di Dakar ci sono le Almadies. Vi troviamo numerose discoteche, immensi centri commerciali, così come hotel di lusso. Un'atmosfera che secondo alcuni contrasta chiaramente con il resto del Senegal. A Rufisque, a 30 km da Dakar, si trova Diamniadio, una città futurista progettata per attenuare il sovraffollamento residenziale e commerciale nella capitale senegalese. Centro d'affari, hotel, università, ospedali, alloggi, eccetera, tutto è immaginato per rendere la città attrattiva. In Senegal ci sono città religiose come Touba, che comporta una grande moschea e che è la città dei Mouridia, una confraternita musulmana. La città ospita ogni anno milioni di discepoli venuti da tutto il mondo per il pellegrinaggio durante il Magal di Touba. Il Senegal conta anche numerose città che sono il feudo della confraternita dei Tijdanes. Ci sono Tivaouane, Medina Baye e Ndiassane. Ogni anno ognuna di loro celebra il Gamou, che ricorda la nascita del profeta Maometto, e riuniscono migliaia di fedeli. Il fiume Senegal, lungo 1790 km, fiancheggia il paese e sfocia nell'Oceano Atlantico. Quest'ultimo innaffia il paese, il Mali, la Mauritania e la Guinea. Il Senegal conta un parco di uccelli che risale al 1971 e che ha una superficie di 60.000 ettari. Vi vediamo un'ampia varietà di uccelli: fenicotteri rosa, aironi, avvoltoi, spatole, oca dallo sperone, eccetera. Esiste anche un altro parco naturale, Niokolo Koba. Quest'ultimo racchiude numerosi animali selvatici come i leoni, i leopardi, le scimmie, i coccodrilli e altri animali selvatici. A sud di Dakar troverai la città di Mbour, che si scrive nel cuore di un grande porto di pesca. È una città turistica in cui ci sono molte piroghe colorate e un mare ricco di pesci spada, tonni e merlin. Tra le ricchezze del paese si osserva l'oro di Sabo Dola. Quest'ultimo è un sito situato all'interno della regione di Kédougou. Ad oggi le riserve della miniera sono valutate a 90 tonnellate d'oro in metallo.
Il Senegal è un attore principale della coltura di arachidi su scala mondiale. Tra l'altro, è uno dei principali esportatori di arachidi. Se per alcuni l'albero di mango è un albero praticamente sconosciuto, in Senegal rimane molto coltivato. Il Senegal dispone del più grande complesso megalitico mondiale con i suoi cerchi megalitici. Sparsi tra il centro del Senegal e della Gambia, quest'ultimi fanno parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, benché l'obiettivo di questo sito rimane ancora un mistero. In Senegal c'è quella che viene chiamata la Grande Muraglia Verde. Si tratta di un muro di vegetazione destinato a stoppare l'avanzata dei deserti del Sahel e del Sahara. Nel paese della Teranga troverai un baobab sacro situato nel cuore di Nia Ning e di cui il diametro supera 32 cm. Quest'ultimo si trova precisamente nella foresta dei baobab di Nia Ning e viene considerato dagli abitanti come un albero protettore. Gli abitanti del Senegal consacrano un profondo attaccamento ai vestiti tradizionali che indossano durante le cerimonie. Tra l'altro, alcuni giovani senegalesi abituati ad abiti casual si impegnano a vestirsi in abito tradizionale ogni venerdì. Nella società senegalese la dote è una condizione durante la proposta di matrimonio. A volte delle somme esorbitanti vengono richieste al pretendente come dote alla ragazza. Le cifre possono aggirarsi intorno ai 7.500 euro in alcuni casi. In Senegal la cultura dell'ospitalità è molto sviluppata. È così che troverai all'ora di pranzo alcune porte di casa spalancate per accogliere eventuali ospiti. Le cerimonie senegalesi sono molto particolari perché è l'occasione per le donne di mettere in evidenza i loro abiti e i loro gioielli. Per quel che riguarda il battesimo, viene celebrato una settimana dopo la nascita del bambino. Del bollito con latte cagliato viene servito la mattina e tutti sono invitati. Le donne senegalesi sono abituate ad indossare perle intorno ai reni o bine bine. Questo viene considerato come un segno di seduzione da parte loro. In Senegal l'incenso occupa un posto importante nella vita delle donne sposate. In tal senso numerose varietà vengono proposte ed esistono persino dei negozi specializzati nella vendita di incenso, che è una delle principali armi delle senegalesi per trattenere i loro mariti. Eh sì. Nella tradizione senegalese viene raccomandato di versare l'acqua davanti alla porta di casa propria ogni mattina prima di uscire, come portafortuna. Gli abitanti del Senegal sono abituati nell'utilizzare una specie di stuzzicadenti che chiamano sotiu. Quest'ultimo assicura una dentatura sana. Le donne del Senegal amano spesso organizzare delle tontine tra amiche. Si tratta di una cassa di risparmio in cui ogni partecipante versa una somma in modo quotidiano o mensile. Poi, ad ogni fine mese, un nome viene estratto a caso e la persona designata intasca il denaro. I griot sono personaggi importanti in Senegal e di cui il ruolo è notevolmente evoluto col passare degli anni. In passato, storici, narratori, cronisti e cantanti, questi ultimi assistono ormai a matrimoni e battesimi. Al pari delle etnie, la nozione di casta persiste ancora in Senegal. A tal fine c'è la casta dei nobili, quella dei griot, dei fabbri, dei calzolai, dei boscaioli. A volte le persone di caste diverse sono tenute nel non sposarsi insieme. Benché questa tradizione sia giudicata obsoleta, rimane ancora nella mente degli antichi ed è un argomento tabù che oppone le antiche e le nuove generazioni. In Senegal c'è anche il finto leone che si presenta sotto un personaggio travestito da leone e che mette vernice sul suo viso. Degli spettacoli di finti leoni sono esclusivamente organizzati e attirano molta gente. Questi ultimi danno la caccia alle popolazioni che si fanno coinvolgere. L'Oxoi è una cerimonia di predicazioni praticata dalle etnie del sud. Degli indovini e dei guaritori predicono gli eventi e i disastri che interverranno nel corso dell'anno nel paese. La lotta è lo sport nazionale del Senegal e i lottatori più famosi riescono a guadagnare fino a 150.000 euro per combattimento. Le signare sono donne emblematiche in Senegal, più precisamente della città di Saint-Louis, derivante dal portoghese señoras. Si trattano delle donne mulatte nate dall'unione di un europeo e di un'africana in epoca coloniale. I trasporti in comune sono numerosi in Senegal, ma quelli che non si trovano da nessun'altra parte sono proprio gli autobus veloci. In genere, di colore giallo, arancione e blu, questi ultimi sono furgoncini Renault sistemati per contenere una ventina di passeggeri ed eseguendo degli itinerari urbani o interurbani. C'è anche l'altra versione di dimensione più grande e di colore bianco. Il Senegal conta un mercato popolare di nome Kermel, che è classificato monumento storico. È il luogo in cui possiamo trovare buone collezioni di pesci, frutta e verdura, ma anche frutti di mare. Ci sono anche artigiani che commercializzano degli oggetti d'arte, così come accessori tradizionali africani. Il Senegal ospita il monumento africano più alto, che si erige su 52 metri in cima a una delle colline delle Mammelle. Fatto con un centinaio di tonnellate di cuoio e bronzo, il monumento della Rinascita è più alto della Statua della Libertà e il monumento del Cristo di Rio de Janeiro, e vi si accede salendo più di 190 gradini. L'edificio rappresenta un uomo, una donna e un bambino, che disegna l'orizzonte col suo dito. Il paese ospita anche il Museo delle Civiltà Nere, di cui la superficie è di 14.000 metri quadri e che presta la sua architettura alle case africane. Infine, la nostra selezione tipicamente senegalese finisce con il Museo della Donna, che è dedicato alle donne di tutto il mondo. Il sito si trova a Gorée ed esiste dal 1994. Erano 99 cose che succedono solo in Senegal. Quale di queste cose ti ha sorpreso di più? Vuoi visitare il Senegal ora? Diccelo nei commenti.
Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!